Ehi la ciurma, insomma, se te sei ben ritrovati qui su Expeditions Viking, entriamo in questa foresta. Vediamo un attimo cosa. Ah, devo ancora guardare questa roba qua. Aspettate, metto un attimo in pausa e controllo il volo, perché se no me ne dimentico sempre. Niente, sono andato a controllare, ma non è che ci siano molte opzioni, perché o si triggerà un dialogue durante l'accampamento, o le loro missioni personali o un oggetto che si crafta però quando abbiamo crafting molto alto. Per cui mi sa che al momento non possiamo proprio fare nulla. Mi spiace, spero solo che non se ne vada perché a Mutinus possono andarsene e non vorrei che succedesse quello. Ma non vorrei neanche forzare il gioco a fare delle scelte che non sento mie, insomma, giusto per far These felice a woods are Slaefer. so beautiful. It reminds me of the forest at home in the summer. The big war camp does spoil the impression a little. Ah, c'è un accampamento di guerra in giro. Ah no, aspetta un attimo, non è che qua ci ha detto di andare il tizio? Ah, sì. No, io non voglio parlarci adesso. Non no, andiamo via. No, no, non voglio andare con lui. Non voglio parlare con l'altro. Prima capirci di più. Mi è ancora parecchia strada da fare per salire su, eh? No, non voglio entrare là. Ah, là ce n'è uno occupato. Dai, così liberiamo anche quello. Già che ci stiamo. Ah, ha finito. Aspetta. Clan Prosperity Increased. Ha finito il Farms qua. Allora, farei adesso qualcosa per per il power. Farei palizzate. 100 di legno ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo. Da quanto ci mette? Ah, 2 settimane. È parecchio 2 settimane. Vediamo qualcosa di più veloce per il power. Una settimana, questo qua. 6 di power, una settimana. E sono qua abbiamo 2 prosperity, 4 prosperity, 2 power, 4 power, una settimana. Meglio 6 power una settimana, allora dai. E costa solo 25 di legno, allora vada così, dai. E nulla, andiamo sul... Ma come hanno fame? Vabbè. Ci andiamo lo stesso. Ma facciamo che lo metto in pausa, non voglio farvi vedere solo dei combattimenti inutili di accampamenti, dai. Ci vediamo più tardi. Allora, dopo il combattimento, sto guardando un attimo cosa possiamo craftare, ma non vedo niente che possa servire al discorso morale. Pare che ci sono un sacco di cose interessanti. Comunque, caltrops, tintura, cos'è il berserker, la cosa che fa inciampare, le cose avvelenate, l'antidoto per il veleno, l'olio che fa scivolare, la trappola, questo che dà più vigore, quello che fa fuoco, questo fa acido, la trappola. E poi ci sono questi qua di rango 5 che anche comunque non è... Nulla di tutto ciò. A meno che non sia un discorso di crafting e quindi proprio di fare degli oggetti che danno più morale. Tipo, non so, se io facessi un'ascia, no, una spada.
Ah, gli dà una proprietà speciale. Tre salvage servono per fare una spada. Se gli facessi un danno incredibile. Un sacco di piercing. Non lo so. Comunque non gli dà del morale. Se andassi su un'armatura invece cosa che fa? Age damage reduction. Ah, e poi posso applicargli questo. Ah, questo recupera HP ogni turno. Protegge dal veleno. È resistente al fuoco. Ho uno slot in più per il combattimento. Questo dà più movimenti. E invece per il metto. No, è semplicemente solo riduzione danno. E lo scudo invece blocco quanto assorbe. Ok, posso mettergli il 100% di block chance? No. Massimo 20%. Ok, no, ma per ora non voglio fargli craftare nulla. È abbastanza a preservare, no? Non abbiamo abbastanza a preservare, allora andiamo a cacciare. Nefia, anche degli slot liberi. Perché non sta preservando? Perché abbiamo solo 8 di carne. E allora mandiamo anche lei a cacciare. Se per sé... Ah, ma non ha... Mandiamola... Scoutare. No, aspetta. Ketil caccia sempre. Ma anche se siamo già al 95, non so se riusciamo. Vabbè. E tu preserva. E poi scout perché altro di questo no. Non si può. Ci sta. Proviamo a vedere come va a finire. Sperando che non ci siano degli eventi che ci interrompono ancora. Qualcosa ti sta osservando. Che cavolo c'è? È di nuovo il sogno strano. In sé sì, è Grimnir. Due cani, Gary e Frecky. Goditi la vista, puoi vedere tutto da qui. Puoi vedere fino alla fine. Dove sono? Sei in cima al mondo. E potresti, dovresti chiedere delle domande più intelligenti. Quando finirà questo? Per me finirà con l'inverno eterno. Neve rossa dal sangue degli dèi. Per te. Dovresti chiedere ai Norn, ma loro non parlano. Non è tutto predeterminato, di sicuro. Le linee più importanti sono state scritte per te, ma ci sono comunque parecchi rami. Non posso dire nulla io al riguardo. È una domanda difficile sotto le migliori circostanze. Molto del corso personale è determinato dall'inizio. La strada che tu stai percorrendo non sarebbe mai stata aperta a te se non fossi stato il figlio di un Thegn. Se fossi nato altrove, in un tempo diverso, avresti potuto essere un filosofo, uno schiavo. Avresti potuto spendere la tua intera vita,
guardare attraverso dei vetri luminosi. A prescindere dalla vita per cui sei nato, la tua cultura ti definisce. Fossi stato un capo in una contea cristiana, non saresti stato un guerriero. Invece, sei stato forgiato da dove sei venuto. I tuoi parenti non ti avessero instillato con la sfida orgogliosa. Non avresti attraversato il mare per difendere la tua libertà. Ma nonostante tutto quello che ti muove e ti determina, l'umanità ha una certezza inerente nella sua stessa determinazione. Anche tu decidi che le azioni non sono sempre le tue, ma ok. Se vivi che pensando che ogni decisione sia sotto la tua responsabilità, che differenza fa la nuda verità? Tutto questo è solo l'illusione della salvezza. Molti ti hanno chiesto le tue intenzioni: sei un commerciante o sei un saccheggiatore? Stai iniziando a vedere che cosa si taglia dietro questa scelta? Se la pace non fosse mai stata un'opzione, una storia ha bisogno di dramma. E dramma richiede conflitto. Conflitto. E se la tua vera scelta è quale tragedia devi perpetrare? Direi la 2, e allora sia così. Le cose raramente vanno per il modo in cui le hai desiderate. Con questa realizzazione hai trovato la chiave per la sua comprensione. Il fatto ti ha portato su un percorso difficile. Puoi uscirne, o puoi saltare fuori dal vagone. O puoi double down, non so cosa vuol dire. Non sarebbe una grande scelta se tutte le opzioni portassero al successo. Ok, abbiamo già un po' più di carne, nonostante tutto. Cosa volevo dire? È probabilmente appunto come supponevo, o ci schiereremo con i Pitti o ci schiereremo con Northumbria, non potremo fare tutto. Odio che devo andare a cercare, a raccogliere le cose. Hai visto che ci sono delle cose, ma raccoglimele, no? Di legno, 10 di legno. Allora andiamo di qua. Ah no, deve fare tutta quella strada. No, non voglio andare là. Oh, qua c'è un altro accampamento occupato. Ok, andiamo a liberare anche quello. Ce n'è due in realtà. Beh, andiamo su questo. Allora, di nuovo gli stessi. Metterò di nuovo in pausa per evitarvi lo strazio di un nuovo combattimento. Purtroppo ci hanno tirato giù Nefia al primo turno, senza che iniziassimo ancora ad attaccare. Quindi niente, dobbiamo curarla, purtroppo. Per il resto il combattimento è stato abbastanza facile, come al solito, per cui nessun problema.
Allora, lei è leggermente curare, per cui andrei con... Ok, solo due medicine, ci può stare. Va bene. Molto buono. C'è qualcosa... Ah, vanno male 4 di carne. Ma abbiamo qualcuno che può preservare ancora? Più? Non penso. Sì, Nefia. Nefia può preservare. A posto. Ti è posto? Che ti va a cacciare? È necessario ancora che tu vada a cacciare? Oppure puoi... Preservare non serve. Scouting, siamo già al massimo. Niente, vada. Abbiamo finito troppa gente, sembra. Di nuovo siamo nei sogni. Che barba. Cosa avrà da dirci? Cosa c'è del fuoco che brucia? Benvenuto alla fine del mondo. È orrendo, sveglia per piacere. Non ti sarà concesso. Devi combattere qui anche se non vuoi. Perché il tuo re te lo chiede. La gente di Midgard ha bisogno di spettacolo. Tu non vuoi nulla se non scappare i terrori mondani delle tue vite. Ma non puoi trovare gioia e pace nella pace e nella prosperità. Immagina gli orrori che sono... Che vale la pena conquistare. Mondi di magia, di giganti, di dragoni. Semplici mondi di buono e malvagio. Solo così non devi affrontare la complessità delle vere vite. Non è quello che volevi? Un mondo reso assurdo. Reso. Una battaglia in cui morire di una morte importante, una morte da guerriero. È tutto così semplice, così facile. Combatterai o sarai dimenticato? C'è caos. Tira fuori le spade. C'è un fuoco, un falò. Ah, tuo padre e i suoi Uscarli. Guarda, sei così cresciuto, sei un uomo forte. Padre, bello essere con te una volta ancora. Cosa dici, ragazzo? Sei pronto per dare qualche... colpire qualche teschio di Jotun? È la fine del mondo, effettivamente, non c'è nient'altro da fare. Ti ho conosciuto appena, ho sentito tutte le storie che hanno raccontato di te al villaggio. Aspettate, io sono ancora in mezzo ai piedi. Erano tutte vere. No, quelle storie erano una merda di cavallo, ma non erano sbagliate. Semplicemente non parlavano della parte difficile. Diranno sempre le stesse storie. No, diranno anche le stesse storie di te, ma se te tutte le cose delle battaglie eroiche. Nessuno vuole ricordare la paura. I dubbi. Problemi. O i tempi tranquilli. Le risate intorno al fuoco. Girare a caso in una grande foresta perdendosi. Stai facendo un buon lavoro. Grazie, papà mio anche. Perdonami, Mazzetes, non era giusto che ti abbandonassi così presto. Vai, vai a causare un po' di guai. Ah, dobbiamo picchiare gente a casa? Ok.